Buonasera da Fabio Caressa. Avete programmi per stasera? Pensavate di andare a vedere quel film ungherese con sottotitoli slovacco al cinema? O forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? E invece no. Questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. L'esibizione di tifo sugli spalti è qualcosa di incredibile. Questo stadio, lo devo dire, è davvero unico. Difesa a 4 e centrocampo altrettanto folto per provare a portare a casa il risultato. Mi aspetto che il gioco venga sviluppato dagli esterni, ma sarà cruciale il ruolo dei centrocampisti centrali, soprattutto come filtro. Dal canto suo, la difesa in linea e posizionata molto alta stringerà la zona di campo giocabile. In questo modo il pressing sarà più efficace, visto che lo spazio di manovra avversario viene ridotto. Non a caso è il più ortodosso dei sistemi di gioco. Partiti. Pallone lungo in verticale. Palla riconquistata immediatamente. Traversa, ha colpito la traversa. Cerca l'uomo là davanti. Non gli ha proprio dato il tempo di ragionare. E così la toglie dalla porta. Molto attento qui il portiere. L'importante è non perdere la concentrazione quando serve. Allontana la minaccia. Passaggio sulla destra. Pallone in aria. Decide di sfruttare la fascia. Ancora dentro. Entrambe le squadre sono partite con un discreto ritmo e hanno anche costruito qualche occasione. Provano a ripartire da dietro. L'allenatore non può essere certo felice di questo passaggio. L'ampiezza del gioco sembra essere una caratteristica importante della loro manovra. Sì, assolutamente. Cercano di allargare il gioco per stanare la difesa avversaria, disunirla e creare gli spazi in mezzo. E hanno ragione, perché per quanto tu sia bravo, non è facile passare se ti ostini a voler sfondare al centro. Si libera la grande, ed ecco il cross, palla intercettata. C'è la palla lunga, in avanti. Qui può partire il contropiede. Riceve la palla. Ci mette il fisico e conquista il pallone.
sulla fascia in profondità. Cerca il numero, può metterla in mezzo. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Occhio alla conclusione, è un grande riflesso qui. Incornata! Ci è andato molto vicino, però non ha trovato la porta. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Azione fallosa, nessun dubbio. Prova ad andare via con eleganza. Beh, non aveva scelta in questa occasione. Cercano un'azione veloce. E trova il compagno. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Pallone alto nello spazio. Bel gesto tecnico. Deve buttare dentro un cross. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Dunque, rimessa laterale. Vi siete appena sintonizzati? Beh, state tranquilli, non vi siete perso nessun gol. Ancora parità, 0-0. Scodella il cross. Fischio del direttore di gara, calcio di punizione. Va in scivolata. Intervento rischioso. Occhio a cross. Il pallone ha superato la linea. Rimessa laterale. La gioca in aria. C'è il colpo. Ed evita il gol. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Attenzione! La gioca bassa, pericolo. Prova la conclusione. Si sblocca il risultato. Proprio l'ultimo respiro di questo primo tempo. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. Ottimo senso del gol qui. Ha capito che il portiere avrebbe respinto ed è piombato sulla palla.
risultato si sblocca. Il primo tempo finisce qui. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Merito alla squadra per il vantaggio conquistato a metà gara. Determinante il centrocampo che ha dato grande aiuto alla difesa e ha sempre sostenuto le azioni degli attaccanti. 1-0 dopo i primi 45 minuti. L'arbitro ha già fischiato l'inizio di questa seconda parte. Il vantaggio di 1-0 non dà nessuna certezza. Devono dimenticarsi il gol e continuare a fare il loro gioco, come se fossero ancora sullo 0-0. Fa sportellate con il suo marcatore. A sinistra con il passaggio. Palla di nuovo verso il centro. Allontana il pallone. Decidono di giocarla all'indietro. Grande intervento, vale come un gol. Ecco un'occasione di contropiede. La gioca sulla destra. Se ne va. E a tu per tu, ecco il tiro. E c'è il gol. Ecco il pareggio. Passo agile e inarrestabile. Tempismo perfetto e conclusione vincente. Magnifico. Per fare un gol simile ci vuole tecnica e velocità di pensiero. Veramente fantastico. Perfetta parità dunque. Equilibrio e spettacolo. Credo che ci divertiremo ancora molto. Il gol del pareggio preso a freddo poco dopo essere rientrati dagli spogliatoi è stato un brutto colpo. La squadra non deve arrendersi e provare a riportarsi in vantaggio. Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Prova a verticalizzare. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Scodella in avanti. Gioca una palla lunga. Può andare in rete. Va al tiro. Il portiere si oppone. Pallone morbido verso la fascia. Prova a giocarla in profondità. La gioca in profondità. Beccato in offside da guardaline. L'allenatore stava dando istruzioni ai suoi in panchina. È venuto il momento di alterare la formazione. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Allarga il gioco. La palla viene rigida. Tenta la conclusione. Esattamente la migliore delle respinte questa. E perde il duello fisico con l'avversario. Spazza il più lontano possibile. Pallone promettente, il difensore può spingersi in avanti.
lungo passaggio in avanti. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. E ora deve concludere. Colpisce! Ottima la parata del portiere. Qui bisogna lodare l'estremo difensore, non si è fatto superare. Pallone lungo in verticale. Attenzioni indesiderate e marcatura uomo. Vita dura per i fuori classe offensivi. Beh, adesso, come è giusto che sia, aumentano la pressione su chi ha già il proprio nome sul tabellino dei marcatori. Da questo momento in poi le marcature saranno asfissianti. Prova la soluzione in fascia. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra. Non si stanno risparmiando sforzi. Ecco un pallone in avanti. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. La gioca a sinistra. Non riesce a mantenere il possesso. La butta in mezzo. Spazza il pallone. Cerca di pescare il compagno col filtrante. C'è fallo. Vuole la profondità. Cerca lo spunto. Prova a tirare. Sì, entrata. Com'è che si dice? Le cose belle si fanno aspettare. E nonostante la pressione della difesa non ha perso la calma e ha messo la palla in rete. Che giocatore. Gli avversari non lo lasciavano respirare, ma lui se li è mangiati. Ha dimostrato classe e ottima forma fisica. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. Sono in vantaggio, devono gestire in questi lunghissimi minuti finali. Qualche istante e sarà tutto finito. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. E l'arbitro aggiunge ulteriore recupero. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. La fame di vittoria è stata quella decisiva nonostante qualche difficoltà dietro, qualche ingenuità. Arriva così una vittoria importante. Un finale in cui è successo...